Dopo le fatiche di Coppa Italia, Folloni che cavorranno di nuovo in campo in campionato, avversario di turno il Tau Calcio sul terreno di Alto Pascio. Una sfida di alta classifica che inizia bene per i bianco-rosso-blu di mister Marco Masi contro i bianchi padroni di casa. Pronti via, il Folloni che cavorranno passa infatti in vantaggio dopo appena un minuto, calcio d'angolo battuto dallo Sicco con parabola verso la porta che termina direttamente sulla testa di Pignat che stacca e batte Di Biagio con una bella incornata che vale lo 0-1 per i bianco-rosso-blu. Bellissimo gol di Pignat, rivediamo il gesto tecnico del centrocampista. Al quarto minuto ancora su corner pericoloso Regoli che colpisce al volo ma il suo tiro questa volta viene ribattuto. Al 23esimo Nardella da posizione defilata calcia a sorpresa con il sinistro trovando pronto il portiere del Tau in presa bassa. Primo tiro della squadra di casa arriva al 32esimo, Manetti cerca la conclusione dalla distanza mentre poco dopo ci prova anche Antoni con il piattone, è ribattuto il suo tiro dall'ottimo Ampollini. Al 35esimo anche lo Sicco cerca la conclusione dalla distanza, il suo tiro però è velleitario, mentre risponde ancora il Tau al 38esimo con Antoni, che trova lo specchio ma anche la ribattuta del buon Ampollini sulla linea di porta. Senza recupero termina così la prima frazione con il Folloni che cavorano in vantaggio sotto la pioggia di Alto Pascio, mentre nella ripresa il Tau rientra in campo in proiezione più offensiva. La prima occasione però è ancora per il Folloni che cavorano Pino, tenta il diagonale dalla distanza che termina a lato. Al 69esimo altra occasione su calcio l'angolo, Pino batte di testa ma trova la risposta del portiere, mentre al 70esimo altra clamorosa occasione ancora per Pino, poi Regoli, niente da fare, la difesa del Tau Alto Pascio spazza e sul capovolgimento di fronte Odianose si divora questa occasione di fronte a Filippis. Ancora attento il portiere biancorosso-blu sulla conclusione di Antoni, mentre all'86esimo Mencagli scatta sul filo del fuorigioco, si presenta solo di fronte al portiere ma spara alto, forse complice una zolla del terreno di gioco. 5 minuti di recupero concessi dall'arbitro con il Tau che ci prova al 91esimo con Alessio, il tiro deviato da un compagno termina sul fondo. Il Tau non riesce più a premere, basta il gol iniziale di Pignat al Folloni che cavorano per avere la meglio sulla formazione di casa, 0-1 per i bianco-rosso-blu. 3, 2, 1, go!